Oh, eccoci qua, ragazzi. Belli siete, ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buonasera. Sono le 18:35 e registriamo un video così allegro. Ho voglia di essere un po' più allegro. Mi sono rotti i coglioni di piangere addosso, di sentire tutti sti piagnistei. Non ce la faccio più. Perciò, un bel video allegro. Ci facciamo compagnia 10 minuti. Vi do un consiglio a tutti quanti, amici milanisti. Vi do un consiglio. Fatemi mettere a caricare il telefono. Quando comprate le magliette della vostra, ma non solo agli amici milanisti, un po' a tutti, quando comprate le magliette della vostra squadra, non personalizzatele col nome dei giocatori, piuttosto mettete il vostro nome dietro, non mettete nulla, perché sennò poi dopo succedono queste cose. No, vabbè, ma sto scherzando, dai, sto scherzando, dai, ragazzi. Allora, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Necci nella casa del pane Balloon. Dai, vi invito subito ad iscrivervi al canale, pronti via, fatemi contento, almeno voi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella, quella vedete voi se vi tiene aggiornato ogni qualvolta io pubblico un video. Un bel likeettino. Qua, ragazzi, parlano di 2000, 3000 like alla volta. Mettete like anche a me, mettete like, è gratuito, non costa nulla. Io sento qua, sono arrivato a 3000 like. E la Madonna, anch'io voglio like. Mettiamo il like, mi raccomando. E mi raccomando, nei commenti fatemi sapere la vostra. Seguitemi su Instagram o sul gruppo Telegram. Nella descrizione di questo video ci sono i vari link. E dai, ragazzi, dai, facciamoci una chiacchierata, dai, facciamoci una chiacchierata insieme. Insomma, oramai è un rimbalzare da destra e sinistra di notizie. Ora si sta aspettando solo l'ufficialità, no? Di Tonali, se non sbaglio, ho sentito che parte delle visite mediche le farà o lo sta facendo in Romania. Non credo, perché poi stasera, e sono anche curioso, perché stasera c'è la partita della nazionale del 21 e Tonali è il capitano, no? A proposito, quando lo convocarono con la nazionale del 21, dentro di me ho detto: ma cazzo, ma con tutti quelli che c'erano, proprio noi già a centrocampo ci manca questo piuttosto che quell'altro, siamo devastati. Anche Tonali, cioè un po' di vacanze, farlo rilassare così riprende bene. Ecco, come non detto, va, se ne va direttamente, così il problema non sussiste. Beh, giustamente. Devo essere sincero, un bel giugno, ma quando è che finisce giugno? Oggi è il 22, ancora 8 giorni. Perché giugno per noi milanisti è iniziato un po' a cazzos. Perciò stavo appunto dicendo, sono curioso poi di vedere stasera come si comporterà Tonali, no? A livello, perché poi dopo c'è, cioè, gioca a calcio, il calcio è un'altra cosa, no? Però insomma, come la cosa ha toccato no, a noi i tifosi, penso che lui, essendo un grande tifoso del Milan, in un certo qual modo, insomma, non penso che l'abbia fatto proprio così in maniera tranquilla, insomma, qualche che ne so, qualche contraccolpo, magari, boh, vediamo, sono curioso, vedremo stasera. Spero che faccia una gran partita, perché adesso ho detto questo, non è che perché va o andrà via dal Milan lo odierò, guai. Per me Tonali rimane Tonali perché insomma, il cuore non si comanda e confermo tutto quello che avevo detto su di lui, perciò tiferò sempre per Tonali in nazionale del 21, ma spero poi per Tonali nella nazionale A, perché ne abbiamo bisogno di gente come Tonali, Barella, Frattesi e quant'altro. Perciò adesso, al di là di tutto, poi sono ragazzi, sono giovani, cioè io tiferò sempre per Tonali. Poi ho un debole perché è nato il mio stesso giorno e insomma. Vabbè, detto questo, vedremo stasera come farà, però vedo tutto questo rimbalzare di notizie, no? Insomma, Frattesi, ne abbiamo già parlato stamattina. Secondo me Frattesi non è Tonali, nel senso, non è la stessa cosa. O c'è in mente nella società con divisa con l'allenatore, c'è in mente il cambiamento del modulo, perché insomma, il 4-2-3-1, prendere Frattesi oggi non mi sembra Frattesi un giocatore da 4-2-3-1, l'abbiamo detto appunto stamattina. Perciò bisogna vedere tutto un divenire, no? Però la cosa più incredibile è quello che è uscito stamattina sulla Gazzetta, che appunto stamattina ho detto, secondo me è buttata lì un po' per mettere un po' di fuoco, no? Per accendere un po' il calciomercato, insomma, per far sì che
che magari i tifosi milanisti si scatenassero ancora di più, no, via Tonali, addirittura prendiamo quello dall'altra parte del Navigo, invece ci sono altri tifosi milanisti, sì, così almeno gliela facciamo pagare loro, Calhanoglu, noi Lukaku, insomma, adesso. Pensavo fosse una cosa giusto buttata lì così. E invece, insomma, stanno arrivando, non dico conferme, però, insomma, da un sacco di YouTuber, insomma, un sacco di video che sto guardando sul web, stanno arrivando delle indiscrezioni e delle conferme non di poco conto. Cioè, confermano che c'è stato un contatto, confermano che c'è stato un sondaggio per Lukaku. E io sinceramente, però confermano anche che il Milan è in dirittura d'arrivo, se non quasi fatta, per Thuram, il figlio d'arte dell'ex giocatore della Juventus, che è un attaccante. E allora a questo punto dico: ma se tu hai già Giroud e gli hai prolungato per un altro anno, se non sbaglio, e sei in dirittura d'arrivo con Thuram, Lukaku che ci azzecca, cioè. Perché hai fatto il sondaggio per Lukaku? Adesso, al di là di come andrà a finire, se lo prendi o meno, non credo, dubito che Lukaku venga, perché secondo me Lukaku è ancora un. Non lo so, va bene, non voglio sbilanciarmi perché oramai non credo più a nulla, però insomma, sono un po' titubante su questa cosa qua. Però, a parte quello, che vedremo cosa succederà, ma che ci azzecca proprio? Non ci azzecca proprio niente. Se tu giochi il 4-2-3-1 o eventualmente anche il 4-3-3. Tu hai bisogno di due punte per un ruolo, no? Perché poi dopo a destra e a sinistra devi aver bisogno di due a destra e due a sinistra. Cioè non è che puoi metterti in rosa. Poi è vero, ho sentito anche altri dire: ma che ti interessa anche se abbiamo 40 punti, l'importante è averla. Sì, ok, ma se qua si fa fatica a dare lo stipendio a uno, dubito che riescano a prendere Turam 5 milioni perché viene a zero e già sfora il budget. Giroud non è che prende poco, però va bene già qua, prendi anche Lukaku, insomma, la cosa non è che mi convince, non è che secondo me continua a essere convinto che è una notizia un po' buttata lì, un po' per far confusione, un po' per mischiare le carte, no? Per fare una giocata alla Zidane, come dico io, non credo molto a sta roba di Lukaku, insomma, Frattesi magari sì, anche se poi dopo dovrei cambiare il modulo, perciò. Però Frattesi è già più fattibile a livello di costi, è vero, magari costa il cartellino, però a livello di ingaggio prenderebbe o il Milan gli darebbe più o meno quello che dava a Tonali che va via, perciò più o meno sei lì, è un giovane, in prospettiva lo potrai un domani rivendere, lo ammortizzi, insomma ci sta tutto, no? Poi il modulo lo puoi pensare domani, ma Lukaku veramente sinceramente faccio fatica, nonostante ci sono delle conferme, delle indiscrezioni che portano a dire che comunque il sondaggio piuttosto che c'è stato poi. Sinceramente non so, qua se ne vanno via tutti. Vicario doveva avevamo sentito le dichiarazioni del suo procuratore, se non sbaglio, del presidente dell'Empoli che ha detto che Vicario ha sentito i portieri valere 40 milioni, lui ne vale 45, perciò c'è un'italiana che l'ha fermato che è in poll, però insomma non è solo un'italiana, il giorno dopo l'hanno venduto per 20 milioni all'estero, al Tottenham, alla faccia, ne doveva valere 45, c'era un'italiana che l'aveva fermata, hanno venduto già al Tottenham per 20 milioni, perciò anche Vicario se n'è andato se n'è andato anche Vicario, perciò mi sa che c'è qualcuno che rimarrà un pochettino col cerino in mano. Effetto Bremer, mi sa che effetto Bremer, attenzione, dai, io voglio un po' sfoto, voglio un po' di ridere, non ho più voglia di piangermi addosso, però effettivamente se ci pensate è così, no? Insomma, Vicario sembrava già un portiere dell'Inter, insomma, sembrava. Le indiscrezioni portavano a quello, insomma, lo avevano già fermato, dovevano soltanto attendere l'offerta per un anno, poi giravano qualcosina via. Frattesi sembrava già fatta e ancora non è fatto nulla col Milan, però sembrerebbe che il Milan adesso si sia intromesso e insomma, ha paura.
effetto Bremer, come l'anno scorso ce l'avevano già in mano, poi non sono riusciti a tirare sui soldi, la Juve è riuscita a vedere. Attenzione, attenzione, perché il calciomercato si sta infiammando e siccome è un giugno abbastanza grigio per noi milanisti, speriamo che lo possa essere così anche per qualche interista, così ci facciamo quattro risate. No, scherzo, dai ragazzi, veramente è un video allegro, voglio star tranquillo, veramente non ho più voglia, sento troppe, ho sentito troppe troppe cose, troppi pareri discordanti, cioè veramente c'è chi dice che è un mercenario, che tanti hanno letto la frase che aveva detto un anno e mezzo fa, a parte che quantomeno è passato un anno e mezzo, c'è gente che ha fatto peggio e frasi dette 15 minuti prima, perciò vabbè, a parte quello. Oramai ragazzi non si può più credere alle frasi dei giocatori, perché poi magari loro in quel momento ci credono anche a quello che dicono, no? Hanno letto una frase di Tonali di un anno e mezzo fa che diceva vorrei essere, il mio sogno è diventare bandiera del Messico, riassumo perché non me la ricordo a memoria, vorrei essere la bandiera del Milan, il mio sogno è sempre stato di giocare al Milan, vorrei non andarmene via mai, cioè farò di tutto per rimanere e quant'altro, no? Ma in quel momento lì, quando lui le diceva quelle parole, ci credeva anche. Poi bisogna vedere le dinamiche, quello che c'è dietro, ragazzi. Continuare a dire che è un mercenario lui, io non ci sto. Sicuramente lui ha fatto la sua parte, ma non è, secondo me non è partita da lui. Cioè non è che lui un giorno si è svegliato e ha detto... Cioè, quando ci sono tanti soldi, cioè in questo movimento ci sono tante persone che ci guadagnano. Ci guadagna la società Milan e tanto, ci guadagna il giocatore tantissimo e ci guadagnerà anche i procuratori, le società dietro ai giocatori, le procure. È tutto troppo un casino che secondo me quando arriva a questi livelli qua manco più il giocatore comanda più di tanto. Cioè, adesso poi sicuramente il giocatore se vuole decide, però... Insomma, bisogna vedere, io non lo vedo come un mercenario, siccome ne ho sentite veramente di ogni, no? Io voglio tenermi stretto il ricordo di Tonali al Milan per quello che ha fatto, per i gol che ha fatto, per il gol scudetto a Roma contro la Lazio, per la doppietta fatta contro il Verona l'anno scorso, sempre nell'anno dello scudetto, per la litigata con Dumfries facendo valere il suo milanismo in quel derby quando c'era Teo Hernandez a terra. Io me lo voglio ricordare così, sinceramente non mi interessa che adesso magari un domani tornerà come ha fatto Kakà, come ha fatto Lukaku, che ne sa. Tutto può succedere, a questo calcio oramai non c'è più nulla di scontato. Dai ragazzi, ci vediamo stasera per commentare la partita dell'Under 21, speriamo in bene, speriamo che i ragazzi comincino bene, magari perché no, con un gollettino di Sandrino nostro, perché tanto rimarrà sempre il nostro Sandrino Tonali. Dai, un abbraccione di cuore, un bel like al video, mi raccomando, i like, 2-3 mila come dicono gli altri, 2-3 mila like, qua non metto like mai nessuno. Un bel like, commenti e ci vediamo più tardi, bye bye!